Tre giornate di confronto per insegnanti, pedagogisti, studenti, operatori scolastici sul tema dal tempo scuola al tempo libero, cioè lo spazio che ognuno dedica a se stesso in relazione agli impegni da rispettare nella quotidianità. A Villa Lago il 20° convegno di pedagogia Luigi Volpicelli ha affrontato l'argomento grazie alla presenza di diversi relatori che hanno analizzato i vari aspetti del tempo libero, da quelli culturali e storici a quelli strettamente legati al tempo scuola. Siamo affaccendati, siamo presi dal tran tran giornaliero, abbiamo voluto fare un attimo di riflessione e di pausa, anche a livello di vita, per poter dire agli educatori, agli stessi ragazzi, che la vita è fatta di momenti che passano rapidamente e se non abbiamo l'opportunità di arricchirli questi momenti, includendovi nell'esperienza quotidiana, le attività, le amicizie, le pause che ci sono necessarie da vivere accanto alle persone che ci sono care, forse stiamo sciupando adeguandoci a quello che è il corri-corri di questo mondo globale. Partecipo a questo convegno con una relazione sugli aspetti storici, culturali del tempo libero. Ho cercato di ricostruire la storia appunto di questa realtà del tempo che ci consente di essere, come dire, di liberarci appunto a tempo libero, di liberarci dalle occupazioni, dal da fare quotidiano, un tempo che dedichiamo a noi stessi per crescere, per essere sempre più noi stessi. La cosa essenziale che è stata posta in evidenza nella mia relazione, ma che percorreva un po' il quadro delle finalità di questo convegno, e di attribuire al tempo libero un significato che non fosse il luogo in cui c'era l'evasione, c'era la perdita di contatto con il mondo reale esterno, ma un'occasione per ritrovare noi stessi, ma anche essere fortemente interpreti e lettori della realtà che ci circonda, in modo da avere uno spirito di interpretazione, di elaborazione critica e di alternative per contribuire ad una cittadinanza attiva e non perdere quindi l'unico tempo che è a nostra disposizione. La pedagogia sviluppata in questo convegno ha come destinazione iniziale la scuola e la cultura pedagogica di alto livello. Tuttavia, detto questo e detto che a questi compiti adempie con piena efficacia e con grande rigore scientifico, il valore è molto più ampio, perché se c'è un'evidenza per tutti coloro che frequentano la nostra società è proprio la necessità di un approfondimento della pedagogia per i rapporti umani nella famiglia, nella società, nel territorio, nelle organizzazioni sociali e dentro queste complesse problematiche anche per un nuovo ruolo della scuola e della cultura per la promozione umana oggi, che è un problema enormemente più complesso di quello che poteva rivestire qualche decennio fa. Proprio iniziative di questo genere vanno in questa direzione e offrono risposte efficaci delle quali tutti possono beneficiare, non solo gli addetti ai lavori. Diventa importantissimo anche in questo contesto del 20° convegno di Luigi Volpicelli, di qui di Villa Lago, il rapporto tra l'università e scuola, dove l'università ha il compito della formazione iniziale degli insegnanti, soprattutto della scuola primaria, scuola dell'infanzia, e nonché attraverso gli altri corsi di laurea anche per le scuole superiori, e quindi in questa interazione diventa fondamentale mantenere sempre costante e vivo questo rapporto e far integrare sempre di più quello che è la formazione iniziale degli insegnanti con quelle che sono poi le esperienze che in questo contesto di convegno vengono messe a confronto. Il convegno è stato organizzato dall'Associazione Italiana Maestri Cattolici, il presidente nazionale Giuseppe Desideri. L'AIMC dell'Abruzzo di Sulmona supporta questo convegno da tanto tempo ed è un'occasione
veramente riportare in evidenza quelle che sono le buone pratiche che si fanno nelle scuole del territorio, oltre a un collegamento molto forte con la riflessione universitaria, cioè la forte collaborazione con l'Università di Chieti e di Pescara e con l'Università dell'Aquila, e questi tre giorni che vengono ripetuti ogni anno rappresentano veramente un'occasione fondamentale di formazione e di riflessione per i docenti e i dirigenti. È un momento molto importante di confronto sulle tematiche della scuola. Il Comune negli ultimi anni, l'amministrazione comunale ha investito molto dedicando la biblioteca comunale al professor Franco Tecquadini, un docente dell'Università dell'Aquila, e Villa Lago partecipa in modo attivo con il Premio Nazionale di Letteratura per l'Infanzia che la facoltà dell'Aquila organizza ogni anno. Noi siamo presenti e quindi per noi questo momento è importante, il Premio Volpicelli, come è anche importante il Premio Nazionale di Letteratura per l'Infanzia. Le tre giornate hanno fatto registrare la presenza di studenti delle scuole di Avezzano, Pescara e Sulmona. È una cosa importante e bella coinvolgere i giovani. Il problema è che c'è forse poca attenzione durante il periodo scolastico a noi studenti quando si tratta di argomenti come questo, che sono argomenti importanti, e quindi spesso non ci troviamo coinvolti appieno in occasioni del genere. Ci vorrebbe anche da parte dei professori, secondo quella che è la mia opinione, uno stimolo maggiore. La presenza di molti studenti è la risposta giusta che si doveva dare. Ci sono stati relatori molto importanti, questo è un convegno molto sentito sia dalla popolazione qui del luogo, ma soprattutto da tutto l'Abruzzo e da tutte le scuole d'Abruzzo. Chi sono i donatori di voce e che legame hanno con l'AIMC? I donatori di voce sono coloro che leggono dei brani, dei libri, delle favole, dopodiché i responsabili di questo gruppo editano degli audiolibri per dare la possibilità ai non vedenti e ai malati di lunga degenza, eccetera, di leggere ascoltando. Questo è il nostro compito, di dare una mano ai non vedenti e a chi non ha la possibilità di sfogliare un libro. Donatore di voce è colui che, leggendo, spera che chi lo ascolta, dopo l'ascolto, gli dia come ricompensa almeno un sorriso, anche senza conoscerci. Il nostro gruppo di donatori di voce è dentro l'Associazione Italiana Maestri Cattolici, di cui è presidente regionale il dottor Enea Dianne. Noi, stando dentro questa associazione, abbiamo più visibilità, e in modo che possiamo ancora prendere dei donatori che prestano la loro voce per fare questi audiolibri. Il presidente regionale dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici ed organizzatore dell'evento, Enea Dianne, traccia il bilancio del convegno che Villa Lago ha organizzato per il 20° anno consecutivo. Ogni convegno ha lasciato una traccia, non solo per le amicizie e le frequenze e le presenze dei convegnisti, ma anche per le tematiche che abbiamo affrontato. Partimmo col pensare ai ragazzi soli, quindi la solitudine dell'infanzia. Oggi siamo arrivati a un convegno sul tempo libero, che purtroppo diventa sempre meno corposo.